E questa sera a Pescara la prima nazionale di Decumano Maximo, un docufilm sulla guerra sociale che vide opporsi più di 2000 anni fa le città italiche dei Marsi, dei Sanniti e di altri popoli allo strapotere di Roma. In studio con noi oggi il regista e il pescarese Alessio Consorte. Alessio, benvenuto. Benvenuto, grazie, grazie dottor Quagliarelli, grazie alla redazione Allora, Alessio, dell'UPC3. grazie. Vogliamo subito spiegare che cos'è il Decumano Maximo? Allora, nell'antica Roma il Decumano era la strada che attraversava le città da est ad ovest, quindi partendo dall'Abruzzo ed arrivando a Roma e da Roma all'Abruzzo si crea una linea che è una sorta di Decumano, che poi fondamentalmente è l'antica via Valeria. Intanto vediamo le immagini di questo splendido docufilm che potremo vedere da questa sera. Grazie. Su questo percorso io ho avuto la fortuna di scoprire i campi di battaglia dell'antica appunto guerra sociale del 91 a.C., dove attraverso il racconto e testimonianze di ricercatori così indipendenti, un po' clandestini, ho avuto questo modo di scoprire e di verificare sul campo i fromboli, monete proprio di quel periodo lì, ed è tutto molto emozionante. Alessio, abbiamo pochi secondi, una trentina. Che cosa è rimasto dai tempi di allora nell'orgoglio abruzzese? Nell'orgoglio abruzzese è rimasto che nel nostro territorio c'erano degli antichi popoli che si unirono in una confederazione, fondarono una capitale che è Corfinio, e da qui nasce il concetto di Nazione Italia, cioè per la prima volta viene coniata la parola Italia, ma restano le fortificazioni che sono un tesoro per la nostra regione. In pochissime parole, quando nelle sale questo bel docufilm? Da questa sera poi faremo un tour sui cinema abruzzesi, anche Roma e Milano, e poi chiaramente la distribuzione indipendente resta aperta a chi vorrà proiettare Decumano Maximo. Grazie Alessio Consorte, tanta puntini puntini, come si dice in gergo, noi andiamo avanti.